Francesca Fagnani fa a pezzi Elettra Miura Lamborghini, ma con il sorriso, con quella tipica espressione, da STR, a. La citazione è di Laura Ravetto, ripresa autoironicamente dalla stessa conduttrice e giornalista di Belve che ha realizzato una curiosa intervista a se stessa sul magazine Chi. La compagna di Enrico Mentana, su consiglio del direttore del settimanale Alfonso Signorini, si è fatta delle domande e si è data delle risposte, in una sorta di dialogo marzulliano. Il risultato è stato assai interessante e stimolante perché Francesca si è aperta come mai prima d'ora, svelando anche aneddoti sugli ospiti passati sotto le sue grinfie nel programma di Rai 2. Chi ne è uscita peggio è stata appunto Elettra Lamborghini che, come è noto, ha deciso di bloccare l'intervista, che infatti non è mai stata trasmessa sul piccolo schermo. La cosa più assurda avvenuta a Belve nell'ultima stagione? La Fagnani non ha dubbi. La vicenda relativa alla chiacchierata con l'ereditiera. Dopo la registrazione ha spiegato, una persona dello staff di Elettra Lamborghini mi ha telefonato per dirmi che Elettra non aveva gradito le domande politiche che le avevo rivolto. La questione ha colto di sorpresa la giornalista. Motivo? A quanto pare, nel corso della chiacchierata, non è stata affrontata alcuna questione politica. Peccato però che non solo non le avevo posto alcuna domanda di politica, ma non mi aveva nemmeno sfiorato lontanamente l'idea di farlo, ha sottolineato la Fagnani che poi è diventata ancor più caustica. Sarebbe stato come chiedere a Paola Taverna come se la cavasse con il twerking. Ma quindi, per quale motivo Elettra e il suo staff hanno scelto di non mandare in onda l'intervista? Anche in questo caso la giornalista fa piovere sarcasmo. Mica l'ho capito, ma a questo punto immagino perché non le piacessero le sue risposte, visto che sulle domande fa un po' di confusione. Thank you.